Beh, noi abbiamo fatto questo brevissimo riassunto di quanto è accaduto a inizio settimana. E, vabbè, tu dicendo così ne hai viste, tutti noi ne abbiamo viste parecchie, ma tu che ti concentri soprattutto su questo tipo di vizi più che di virtù e tendi a catalogare in maniera certosina, hai elencato anche di recente, insomma, in un tuo articolo, altri casi, vuol dire questa sorpresa da parte della politica del fatto che la RAI sia leggermente. Dico, lottizzata è comunque oggetto di pressioni, di attenzioni anche in sede di censura o presunta tale, non è una novità di questo 1º maggio. No, io ho cercato di fare una specie di archeologia di mamma forbiciona, nel Allora, senso che mamma forbiciona sarebbe la RAI, sarebbe in questo caso. nel senso che la RAI nasce e prospera a pane e censura, nel senso che c'è, si può addirittura fare, diciamo, tre fasi, va, per semplificare. Vai. La prima fase è quella, diciamo, della censura timorata, che è quella della nascita, quando contavano solo i democristiani, ed era una censura sostanzialmente sessuofobica, ossia c'erano delle parole che erano vietate, non si poteva dire membro, non si poteva dire amante, non si poteva dire divorzio, non si poteva dire figlio illegittimo, ed erano delle visioni negate. Per esempio, loro ce l'avevano moltissimo con la sacralità del seno materno. Quindi il seno andava occultato, con anche un certo estro creativo. Non è sempre facile, Mettevano, tra l'altro. no, mettevano diciamo, il fiore nella scollatura di Tina De Mola, oppure facevano le riprese, lavoravano sulle riprese. C'era una candidata di un quiz che aveva. E non si Cos'è poteva. sta cosa che hai fatto? Beh, Puoi insomma, dirlo, aveva che aveva un un seno seno ok. prosperoso e non si poteva inquadrare di lato, bisognava solo frontale. Ah, così da Così come schiacciare un po' la così prospettiva. come successe alla Vanoni, che una volta cantò una canzone e si accorsero, quando era ormai troppo tardi, che non aveva il reggiseno, no? E allora solo la faccia da quel momento in poi. Durante l'esibizione questa cosa. Certo, quindi tra parole negate, quando ci fu diciamo la chiusura delle case di tolleranza nel Sì, vabbè, quello '58, era. provarono a dire che cosa era successo al telegiornale, non si capiva niente, non potevano usare le parole. E la Merlin, che aveva fatto la Legge. legge, si meravigliò che facessero servizio su questo fatto. Cioè, dice proprio: ma come, accidenti, avete fatto questa Ne cosa. avete parlato? Questa, diciamo, è stata la RAI dell'inizio, quando contavano solo i democristiani. Con la lottizzazione arriva appunto una censura di un altro tipo. E si sta molto attenti naturalmente non si scherza col potere, e ci sta tutto quanto l'attenzione ai testi delle canzoni. Illustri personaggi vengono, diciamo, messi sotto. Lucio Dalla gli fanno cambiare il testo della canzone che va a Sanremo, che poi diventa una canzone importantissima, e Benigni gli guardano le cose. Quando torna Ligiero Noschese, che era un grande imitatore, perché era stato punito, quindi 2 o 3 anni, perché poi c'è la vendetta più che la censura, no? Cioè, quando uno sgarrava, insomma, ti facevano stare Veniva sospeso lontano, per un insomma. po'. Quando ritorna Noschese, gli fanno tutti i testi, questo no, questo sì, eccetera. Quindi è una. Gassman, per dire il massimo dell'eccellenza, eccetera, eccetera. C'era una pernacchia, a un certo punto, che doveva fare una pernacchia e si vedeva un onorevole napoletano che assomigliava a qualcun altro, e allora non si. Via la pernacchia. Via C'era questa dimensione. Quando, diciamo, poi le cose, i democristiani devono vedersela anche con i socialisti e con gli altri, beh, allora il sistema della censura diventa autocensura, ossia si stabilisce e si insedia l'idea che, un po' paranoica, perché insomma, tu qualsiasi cosa devi stare attento a che cosa dici, che non si può dire, che bisogna fare il contraddittorio, questo già un po' più in là nel tempo, cioè.
Siamo già quasi ai giorni nostri, diciamo. Beh, no, insomma, sono gli anni 70. Sì, cioè, no, già anche adesso c'è quando questa c'è il cosa, divorzio, l'assillo del contraddittorio. Sai, quando c'è il divorzio, la censura, poi no. Tant'è che Salvini chiede di fare il dibattito con Fedez, come dire. Sì, certo. Al primo maggio non c'era il contraddittorio, dice che volevi cantare. Quindi mancavano le due parti. Ti ho interrotto, cose, quindi... No? E quindi accade che in quel periodo là, insomma, si sta così attenti che... Diciamo, la politica comincia a considerare la RAI una terra di conquista. Non voglio dire un bottino di guerra, perché è una terra di conquista. Quelli che la conquistano mettono i loro, i quali, diciamo, un po' fanno i pierini, cioè ringraziano quelli che l'hanno messi lì e quindi si preoccupano che questi facciano una buona... figura, questo sì, questo no, no, quest'inchiesta. Sai, a un certo punto le censure ci sono state su trasmissioni di consumatori, sono state censure sui processi delle stragi, ci sono state censure anche sui, diciamo, le lotte sociali, quindi erano cose delicate che si cercava di tenere sul filo, eccetera. Nel migliore dei casi, quando non erano i pierini che difendevano i loro, era gente che non, giustamente che non voleva avere grane. Perché se poi succedeva il guaio, il politico comincia... Nella RAI c'è anche questo fatto che i funzionari e i dirigenti soprattutto vivono in una perenne stato, perché li stanno sempre per cambiare, cioè stanno sempre le nomine. È vero, è vero. Allora... È un continuo, no, no, vero. Per cui loro in quel momento ci hanno sempre a dire ma mo ci stanno le nomine, che usci fuori che rischiamo adesso, cose, certo, eccetera, no? e quindi in qualche maniera non era più quindi come un tempo che addirittura censuravano Shakespeare, c'è una storia abbastanza famosa che c'è l'Otello, a un certo punto il Moro di Venezia dice puttana, no? Allora lì fermi, no, eccetera, mettiamo farfallona, no? E poi a pensarci è quasi peggio, farfallona sarà lei, insomma, a questo punto diventa una cosa un po' di autocensura, tutti sanno che bisogna stare attenti qua e là, eccetera, e più o meno si è, ognuno ha i nemici suoi, poi okay, dei conquistatori, cioè Craxi a un certo punto non può vedere Biaggi oppure Grillo lì rimane fuori per tanto tempo. Berlusconi, al tempo stesso Berlusconi c'ha Biaggi pure lui e poi Santoro, Luttazzi, l'editto bulgaro, eccetera. E poi c'è tutta la storia strepitosa degli scandali sessuali. Perché ecco, lì era proprio brutta come cosa. Sai, lì ce n'era una alla settimana che raccontava cose. Allora... gli scandali sessuali venivano... E Berlusconi li tenevano bassi. Cioè, non è certo. Serve il contraddittorio. Sai, è complicato il contraddittorio. Ci fu anche il caso della satira, per esempio, mi ricordo, Serena Dandini fece una cosa su quelle che si erano fatte le fotografie dentro il bagno del Palazzo Grazioli. Lost in Vici si chiama, una storia, interveniva pure l'Authority, eccetera. Non si deve mai dire la censura, perché la censura è brutta. La censura poi ha come vantaggio il fatto che quello che te censuri diventa immediatamente valorizzato. Tutti dicono, questo non lo puoi vedere. E io invece lo voglio vedere, no? E i censori fanno ridere. Cioè, quelli che stanno attenti. Ma diciamo che per chi fa, insomma, un po' questo lavoro qua, ricordo, hai citato Lost in VC con, se non sbaglio, Paola Minaccioni e Federica Cifola, se non erro, non vorrei sbagliare, ma penso di sì. Vuoi dire, per chi fa un po' questo lavoro, diventare il martire della censura è una medaglia che ti metti sul petto, certo, e con cui poi, come dire, no? Certo. Però in ci ti va in giro, quindi è quasi anche un punto d'arrivo per certi. Cioè, so quelle 24 ore quando non sai se puoi andare in onda o no, certo, che è meno. No. Cioè, poi non dopo, dico che si puntasse a quello, ma quando accade. Certo, ognuno ha poi le sue vittime. Chiaro. Cioè, Renzi, per esempio, che doveva levare tutti i partiti dalla RAI, eccetera, eccetera, eccetera. A un certo punto si accorge che l'ottimismo del governo, cioè, non funziona, allora ci stanno i gufi
E ci stanno alcuni gufi martiri che dicevano no, le cose vanno male. Lui è la figura del gufo martiri. La figura del gufo, però la censura fa ridere. E quello che il sospetto che ho io è che la fase nella quale noi siamo entrati, ma lo dico per esperienza, a un certo punto trovavo irresistibile che in un programma che si chiamava The Voice Senior, qualche mese fa, ci fosse stata una censura perché era stata chiamata Elettra Lamborghini a insegnare il twerking a Loredana Bertè e avevano detto no, non si può fare perché perso questa cosa, momento di perché c'era stata quella che si diciamo che faceva la spesa sexy certo. Era delicato il corpo delle donne eccetera e allora io ho indagato su sta cosa, ho detto ma com'è possibile che... e mi divertiva l'idea di pensare al direttore di Rai 1 che questo filmato di Elettra Lamborghini e della Bertè andava dal direttore, dall'amministratore delegato Salini, allora che facciamo, che non facciamo, fino a quando ho capito che non era vero. Ah, ok. Però era parte probabilmente di una promozione. Quindi c'era una specie di censura promozionale e infatti il programma è andato benissimo, adesso no, magari per questo. Ma c'è stato anche questo momento? Io non c'è stato, come non c'è stata su Fedez. Che poi, anche perché poi quando ci stanno queste cose, poi in genere, la settimana prima noi raccontammo qua di Cisco, a cui era stato detto di non cantare Bella Ciao, cioè. E sul palco del primo maggio lui è andato e l'ha cantata, quindi diciamo che poi anche l'effetto alla fine è il contrario di quello cercato. E ti volevo chiedere,